La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Grazie Presidente. Verbale della seduta del 16 aprile 2024 a numero 179, presidenza del Presidente La Russa e del Vicepresidente Castellone, aperta la seduta alle ore 16.32, si legge e si approva il processo verbale della seduta dell'11 aprile 2024. Il Presidente dà le comunicazioni specificate nella legata al resoconto. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2924 bis, revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La relatrice Bucalo, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Cosenza, Malpezzi, Mennuni, Gelmini, Castiello, Verducci e Iannone. Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine i senatori De Priamo, Giacoppi, Siloni e Mazzella. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18.02, letta approvato nella seduta del 17 aprile 2024. Grazie Presidente. Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare la senatrice Fregolent. Grazie signora Presidente. Purtroppo la notizia che speravamo non arrivasse è arrivata in questi giorni, la peste suina a Langhirano, Parma. Vuol dire che i prodotti che dal maiale derivano, i prosciutti che ci hanno reso famosi in tutto il mondo, rischiano uno stop nelle importazioni. Già il Canada ha chiuso le frontiere come il Giappone e la Thailandia. Rischiamo il mercato degli Stati Uniti, rischiamo quindi una tragedia. C'era stato un incontro tra il commissario e le parti interessate, sia gli agricoltori che i trasformatori, nei giorni scorsi a Parma. Purtroppo le date che il commissario aveva dato sul provvedimento che sarebbe stato adottato dall'Unione Europea non sono state realizzate, perché tutto è stato anticipato di qualche giorno e questo determina che la messa in sicurezza dei maiali sarà di fatto impedita. Per questi motivi noi chiediamo al Governo, in particolare al Ministro Lollobrigida, di venire in aula e riferire cosa questo Governo, in particolare il Commissario, sta facendo sulla peste suina, quali saranno le risorse e i risarcimenti dati a un mercato che per noi è importante e che sicuramente avrà un tracollo finanziario notevole. Quella terra ha già subito, l'Emilia Romagna, i danni dell'alluvione nello scorso anno. Non ci voleva che nella Food Valley, famosa in tutto il mondo appunto per la qualità del suo cibo, ci fosse una tragedia così imminente. È da 2 anni che la peste suina deve essere debellata in modo efficace e da 2 anni invece che si fanno solo chiacchiere. Capisco l'importanza di leggi come il premio del cuoco, i giovani in agricoltura, gli agricoltori sentinelle del territorio, ma poi quando ci sono i veri problemi forse bisognerebbe avere risposte più efficaci e solerti. Grazie. Grazie senatrice. Quindi proseguiamo. L'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione approvata dalla terza commissione permanente ai sensi dell'articolo 50,3 del regolamento sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Ha chiesto di intervenire la relatrice, la senatrice Craxi. Prego, senatrice. Grazie Presidente. Onorevoli senatori, il prossimo 28 luglio il Venezuela sarà chiamato al voto per le elezioni presidenziali. A distanza di 6 anni dalle elezioni che, boicottate dall'opposizione, segnate da un forte astensionismo e ritenute non credibili da larga parte della comunità internazionale, avevano portato al rinnovo del mandato presidenziale per Nicolas Maduro. Dopo una stagione politica ed economica drammatica, segnata da gravi conseguenze sul piano sociale, da sistematici episodi di violenza da parte delle autorità governative,
dall'incertezza del quadro giuridico, dall'inaffidabilità del sistema giudiziario, dall'arbitrarietà dell'azione amministrativa, dal crollo degli investimenti stranieri, dalla drastica contrazione del prodotto nazionale lordo e dalla crescita esponenziale dei livelli di povertà della popolazione. Dal mese di agosto 2021 il riavvio di un processo negoziale tra il regime venezuelano e la Piattaforma Unitaria Democratica, l'organismo che riunisce le principali anime dell'opposizione democratica in vista dell'organizzazione nel 2024 di elezioni presidenziali libere, eque ed inclusive e della revoca delle sanzioni economiche che gravano da anni sul Paese, aveva lasciato intravedere la possibilità che il Venezuela potesse avviarsi verso un periodo di riconciliazione e di democratizzazione. Il traguardo più importante di questa stagione di dialogo è stata la sottoscrizione il 17 ottobre 2023 nello Stato caraibico di Barbados di due accordi parziali sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti e sulla protezione degli interessi vitali della nazione, con l'impegno allo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive nella seconda metà del 2024, previo aggiornamento delle liste elettorali anche all'estero ed attenersi alla presenza di missioni internazionali di monitoraggio elettorale. Dopo che il 22 ottobre 2023 le primarie organizzate dalle forze di opposizione, cui hanno partecipato oltre 2 milioni di cittadini, hanno visto prevalere nettamente Maria Corina Machado, la leader del partito 20 Venezuela, quale possibile candidata unitaria di tutte le opposizioni in vista delle elezioni presidenziali, l'azione repressiva posta in essere dal regime venezuelano è stata riattivata. La stessa Maria Machado, già sanzionata con misure restrittive 10 anni fa, è stata nuovamente colpita da un provvedimento di ineleggibilità nel gennaio 2024, mentre ulteriori interdizioni ai candidati sono state comminate a danno di altre personalità politiche di rilievo nella scena politica venezuelana. Alla fine del mese di gennaio 2024, la stessa Corte Suprema del Venezuela ha respinto il ricorso di Maria Corina Machado in merito all'interdizione di ogni carica pubblica comminata a suo carico, con una pronuncia che rende incerto il percorso di riconciliazione e democratizzazione del Paese. Come ha ricordato la stessa Maria Corina Machado, audita lo scorso 30 gennaio dalla Terza Commissione Permanente del Senato, appare assolutamente necessario che in vista delle elezioni presidenziali tutti i venezuelani siano messi in condizione di votare, anche quelli residenti all'estero, e che venga assicurata protezione internazionale agli attivisti politici che lavorano nel Paese. Tenuto conto che la crisi interna venezuelana ha delle fortissime ricadute anche sul piano regionale e internazionale, contribuendo ad alimentare focolai di tensione e di instabilità politica che rischiano di avere effetti ulteriormente destabilizzanti per l'intero equilibrio del continente americano e che la stabilità democratica e il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti ai membri della numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese, la Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato ha ritenuto necessario prendere posizione in modo significativo sulla questione. Con la presente risoluzione, votata, ci tengo a dirlo, all'unanimità della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, nella convinzione che lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenti una condizione irrinunciabile dei paesi democratici e che l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti sia indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche, si impegna il governo italiano a ribadire in ogni consesso internazionale l'importanza del ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del libero esercizio dei diritti civili e politici da parte della popolazione del Venezuela, richiamando le autorità di Caracas alla necessità di rilasciare i prigionieri politici e far cessare ogni azione volta a impedire una reale partecipazione democratica alle prossime competizioni elettorali. A intraprendere ogni iniziativa utile ai fini dell'attuazione degli accordi di Barbados, con particolare riguardo alla definizione di un cronoprogramma, all'aggiornamento del registro degli elettori anche all'estero
e all'autorizzazione alla presenza di missioni. Colleghi, per cortesia. Colleghi, per cortesia. E all'autorizzazione alla presenza di missioni internazionali di osservazione elettorale. Ad adoperarsi affinché numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia possano esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle prossime competizioni elettorali. A sostenere l'azione diplomatica dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri finalizzata a definire una posizione comune dei 27 paesi dell'Unione sulla linea del presente atto di indirizzo. A intraprendere ogni iniziativa utile a livello diplomatico nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste nella seconda metà del 2024 in Venezuela siano libere, eque, inclusive e credibili e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell'opposizione di prendere parte in qualità di candidati. Ad esperire ogni ulteriore azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel paese e i loro legittimi interessi economici. Dopodiché, Presidente, io chiedo di apportare una modifica al quinto impegno della bozza di risoluzione in esame. In occasione dell'approvazione in commissione, non conoscendo ancora la data dell'elezione, si era scritto nella seconda metà del 2024, come ho letto. Ora sappiamo che il Presidente del Consiglio nazionale elettorale in Venezuela ha indetto le elezioni presidenziali per il 28 di luglio 2023. Quindi aggiungiamo la data. Esattamente. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Presidente Craxi. Procediamo. Ricordo che eventuali ordini del giorno al documento in esame potranno essere presentati entro la conclusione della discussione generale. Quindi dichiaro aperta la discussione generale, chiedendo ai colleghi di limitare per cortesia il brusio. Iscritti a parlare in discussione generale, iniziamo con il senatore Scalfarotto. Prego. Grazie Presidente. Allora, io partirei fissando un punto che deve essere chiaro a tutti, ed è che la dittatura di Nicolás Maduro è una dittatura feroce, sanguinaria, illiberale, liberticida, è una dittatura che ha depauperato le ricchezze e le risorse del Venezuela, che ha impoverito i venezuelani, che li ha ridotti alla fame, che li ha costretti ad esodi biblici verso paesi confinanti. Il regime di Maduro è un regime sostenuto soltanto dai peggiori stati canaglia di tutto il mondo. E questo non può che essere la premessa rispetto a qualsiasi discussione che apriamo sul Venezuela. E allora mi lasci dire, Presidente, che è con soddisfazione che noi del gruppo di Italia Viva, il Centro Renew Europe, accogliamo questa risoluzione unitaria, perché è una risoluzione che in qualche modo va a rammendare una ferita che la politica di questo paese ha posto, io credo, sulle coscienze sulla coscienza civile dell'Italia e sulla nostra storia recente, perché purtroppo non possiamo tacere in quest'Aula che durante la stagione del governo giallo-verde nel 2018-19 la posizione italiana rispetto al Venezuela fu una posizione che, vedendola oggi, possiamo tranquillamente definire indegna, vergognosa, una posizione pilatesca che ci condusse a essere praticamente il paese che in sede dell'Unione Europea bloccò la volontà dell'Unione di riconoscere la presidenza costituzionalmente prevista dell'allora presidente del Parlamento venezuelano Juan Guaidó, che diceva il nostro governo, autoproclamato presidente, quando invece esisteva una norma costituzionale che diceva che in assenza del presidente eletto toccava al presidente del Parlamento portare il paese a elezioni. E possiamo dire che il presidente eletto mancava, perché il presidente Maduro era stato eletto con elezioni truffaldine, fraudolente,
riconosciute come tali da tutte, a partire tra l'altro dall'allora ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, che appunto disse, tra l'altro le altre cose, noi non abbiamo ancora un ambasciatore, siamo rappresentati da un incaricato d'affari, ma ciò non fu diciamo sufficiente a prendere la posizione che avremmo dovuto prendere, che tra l'altro la resistenza antichavista venezuelana ci chiedeva di prendere, quella di prendere una posizione chiara che ci distinguesse dall'Iran, dalla Cina, dalla Corea del Nord e da paesi di questo stampo. L'Italia non lo fece, secondo me voltando le spalle a un paese che nel suo stesso nome denuncia il legame di sangue che intercorre con il nostro paese. Venezuela vuol dire piccola Venezia, è un paese che già appunto dalla sua stessa denominazione ci ricorda quanto sangue italiano, quanta carne, quanta vita italiana ci sia in quel paese. Ebbene, noi avemmo la faccia tosta, non so come altro definirla, di chiamare tutto quello che stava succedendo in Venezuela un affare interno del Venezuela nel quale non dovevamo entrare, dicevano all'epoca i colleghi del Movimento 5 Stelle al governo. Ricordo l'indimenticato presidente della Commissione Esteri del Senato Petrocelli o l'altrettanto indimenticato, ai noi, sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, che erano addirittura andati in Venezuela a fare una visita e tornarono dicendo che i corsi di educazione musicale che si tenevano in Venezuela non erano di primario livello, per non parlare poi del sistema elettorale che il Venezuela aveva adottato. Ecco, di questo si parlava, di un affare interno del Venezuela, mentre invece l'allora ministro dello sviluppo economico e del lavoro e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio andava a trovare i gilet gialli in Francia che mettevano a ferro e fuoco il paese provocando anche dei morti, e quello non era un affare interno della Francia. Lì si poteva andare diciamo senza neanche avvisare il governo in carica. Ecco, c'era questa divisione. Per fortuna quei momenti di follia, quelli che ci condussero a firmare il famoso famigerato MOU con la Cina, sono passati, siamo tornati a un momento di maggiore, diciamo, lucidità politica e anche di maggiore dignità a livello internazionale per il nostro paese, che io credo sia ben rappresentata da questa risoluzione. Una risoluzione che interviene in un momento nel quale, tra le altre cose, il Venezuela crea problemi anche di diciamo politica estera nella regione dell'America del Sud, nel senso che appunto Maduro, non contento di arrestare o uccidere i suoi avversari e gli avversari politici, metterli in condizione di non poter correre alle elezioni, e io voglio sempre ricordare e ringraziare l'indefesso lavoro del presidente Casini, che è qui in aula, che è stato determinante per risolvere alcune crisi e per mettere a disposizione anche la nostra rappresentanza diplomatica, salvando letteralmente la vita a dissidenti del regime. Ebbene, il governo di Maduro, come sapete, sta avanzando addirittura rivendicazioni territoriali nei confronti di paesi vicini, vorrebbe prendersi un pezzo della Guinea come se nulla fosse, vorrebbe, della Guyana, chiedo scusa, come se nulla fosse, vorrebbe portarlo via con un colpo di matita sulle mappe geografiche. C'è un problema grosso aperto con il Cile di Gabriel Boric, dove sono stati consumati degli omicidi a sfondo politico, che il governo cileno ha abbastanza apertamente, direi, addebitato ai mandanti politici che stanno seduti a Caracas. E voglio ricordare dunque che in questo quadro pensare a una buona fede di Maduro quando va a firmare un accordo alle Barbados nel quale si impegna una transizione democratica, ecco, io penso che quell'impegno debba essere preso con le pinze, care colleghe e cari colleghi, perché il curriculum di Maduro non è certamente quello di qualcuno che assicura le libere elezioni. Infatti lo stiamo vedendo che la candidata scelta dalle primarie subito invalidate e poi
appunto è stata colpita ad persona, ma anche la scelta di candidare una figura nobile, una donna riconosciuta super partes come Corina Yoris, è stata considerata sostanzialmente, anche questo tentativo sta andando a vuoto. E dunque è importantissimo che l'Italia e l'Unione Europea, che come diciamo spesso in altri quadranti geopolitici risulta essere, ai noi, un peso piuma, si faccia sentire in questo caso in modo molto forte. Io penso che l'Italia, anche la Spagna, ci siano paesi che hanno il dovere, ripeto, storico, culturale, politico, di essere presenti in quella fase. Quindi dal canto nostro ovviamente il massimo sostegno al governo perché inverta la rotta del 2018 e faccia sentire stentorea e forte la propria voce, anche a riconferma proprio dei nostri legami con la comunità italiana venezuelana, con i milioni di venezuelani di origine italiana che magari non hanno un passaporto ma che ancora sentono forte il legame, e anche legame con la, possiamo chiamarla, madre patria, e anche in genere la nostra presenza a tutela dei diritti democratici e delle libertà. L'Italia non può stare da nessun'altra parte che da quella, e io credo che ogni posizione che non sia fermamente dalla parte dei diritti democratici e della libertà è una posizione contro i diritti democratici e la libertà. Non c'è una possibilità terzista. O si sta dalla parte della libertà, o si sta dalla parte della tirannia, o si sta dalla parte della democrazia, o si sta dalla parte della dittatura. E il nostro paese, la nostra Costituzione, la nostra storia, la nostra tradizione politica ci impongono di essere da quella parte. Quindi bene che il Parlamento dia un mandato forte al governo italiano, all'Unione Europea, perché prendano una posizione e pretendano una transizione democratica in Venezuela. Grazie. Grazie senatore Scalfarotto, e salutiamo in tribuna una rappresentanza dell'Associazione Casa Italo-Venezuela, e salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guerino di Favara in provincia di Agrigento. Benvenuti ragazzi. Continuiamo con il senatore Paganella. Prego, senatore, a facoltà. Grazie, Presidente. Il Venezuela è in bancarotta economica, una bancarotta che è anche politica, sociale e democratica. A 10 anni dall'insediamento di Maduro e a 25 dalla presa del potere del suo ispiratore Hugo Chavez, quello che era uno degli stati più ricchi e solidi dell'America Latina presenta indici di povertà e disoccupazione altissimi, un'inflazione fuori controllo, un tasso di delinquenza e corruzione fra i più alti del mondo. Alcuni numeri che fotografano la situazione. Più del 90% dei venezuelani vive sotto la soglia della povertà. In alcuni anni l'inflazione in Venezuela si è attestata tra il 150 e il 400%. Oltre 7 milioni di venezuelani hanno lasciato il paese e Caracas è stata classificata come la città più violenta al mondo. Questa crisi umanitaria è tra le peggiori del millennio insieme a Siria, Afghanistan e Ucraina. Incapace di affrontare la situazione con gli strumenti democratici, Chavez prima e Maduro oggi hanno poco a poco compresso ogni libertà, hanno arrestato i propri oppositori e hanno falsato la competizione democratica con elezioni farsa o dichiarando ineleggibili i più pericolosi rivali politici. Negli ultimi 10 anni oltre 15.000 persone sono state arrestate per motivi politici. In una parola, tutte le garanzie dello Stato di diritto sono state calpestate pur di permettere alla cricca al potere di sopravvivere. Un potere che si regge ormai sull'uso della forza, la corruzione e l'assoggettamento dei media, della magistratura e soprattutto dei militari. La parabola del chavismo contiene molti insegnamenti, parla anche a noi occidentali e in particolare a noi europei. Essa infatti rappresenta la sconfessione pratica di quell'ideologia che, presentandosi come il socialismo del XXI secolo, ha affascinato non pochi intellettuali occidentali,
sempre pronti ad appoggiare qualsiasi ideologia si presenti come critica nei nostri valori e del nostro sistema politico. Intellettuali che spesso ancora oggi, in preda ad uno strabismo strano, non riescono a chiamare con il suo nome la dittatura di Maduro o semplicemente voltano lo sguardo dall'altra parte quando sentono parlare dei suoi misfatti. È stato proprio il tentativo di nazionalizzare le enormi risorse petrolifere di cui è ricco il Paese, di combattere la proprietà privata e il profitto imprenditoriale, di controllare i prezzi, in una parola di imporre dall'alto uno statalismo totale e assoluto, che ha portato il Venezuela allo stato attuale, mostrando a tutti che quell'ideologia sconfitta più volte dalla storia è sempre uguale a se stessa nel portare povertà e comprimere la libertà umana. Con questa risoluzione, consapevoli delle difficoltà in cui versa il popolo venezuelano, intendiamo richiamare il governo, l'Europa e tutto il mondo libero a impegnarsi con rigore e incisività nei consessi internazionali per far rispettare dal governo venezuelano gli impegni presi. In particolare, Maduro dovrà garantire che le prossime elezioni presidenziali si svolgano in piena libertà e trasparenza e che tutti i partiti dell'opposizione democratica saranno ammessi a concorrere e a contendersi la leadership. Necessario altresì l'immediato rilascio dei tanti oppositori politici incarcerati senza giudizio o senza un giusto processo. Un appello particolare lo rivolgiamo al nostro governo nella consapevolezza che antichi e forti rapporti legano i nostri due popoli, testimoniati fra l'altro dalla presenza massiccia in Venezuela di cittadini di origine italiana. Nel paese latinoamericano l'Italia ha poi ancora oggi interessi commerciali ed economici che vanno difesi e tutelati, a cominciare da quelli delle tante nostre aziende che vi operano e commerciano. Difendere la libertà anche in un paese geograficamente lontano non è né inutile né poco importante. Significa infatti difendere anche la nostra libertà, e questa risoluzione è un invito ad essere più incisivi ed efficaci, facendo valere tutte le armi diplomatiche e politiche a nostra disposizione. Grazie senatore Paganella, quindi chiedo alla relatrice, la presidente Craxi, se intende intervenire. Ma solamente per salutare i rappresentanti del partito di Maria Corina Machado in Italia che sono presenti in aula. Ci associamo, ovviamente questa presidenza si associa ai saluti. Grazie presidente. E ora invece chiedo al governo, al rappresentante del governo, di esprimere il parere sulla risoluzione. Sì, grazie Presidente, il parere è favorevole. Vorrei, se possibile, fare un intervento. Prego, assolutamente sì. Sì, grazie Presidente, solo per ribadire appunto a quest'Aula come l'Italia, quindi il governo, segue con attenzione la crisi del Venezuela e auspica che il governo di Maduro ponga in essere quanto stabilito dagli accordi di Barbados tra esecutivo e opposizione lo scorso ottobre. Ci aspettiamo che venga garantito lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive a luglio, secondo il calendario costituzionale. Seguiamo con attenzione l'evolversi della campagna elettorale in Venezuela e auspichiamo il rispetto di tutte le norme democratiche, del pluralismo e dello Stato di diritto. All'opposizione devono essere riconosciuti diritti civile e spazio democratico. In base agli accordi di Barbados ci aspettiamo che le autorità venezuelane consentono il pieno svolgimento delle missioni internazionali di monitoraggio elettorale, tra cui quella dell'Unione Europea. Ricordo a quest'Aula gli ultimi sviluppi negativi avvenuti nel Paese: il mancato riconoscimento del risultato delle primarie dell'opposizione, l'arresto dell'attivista Rocio San Miguel, la decisione del governo di Caracas di sospendere l'attività dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani e i continui atti ostili verso le opposizioni. Da ultimo, con i mandati d'arresto annunciati dal governo a marzo, alcuni dei quali nei confronti di cittadini italo-venezuelani. Ci aspettiamo come governo un'immediata ripresa dell'attività dell'Alto Commissario per i diritti umani, con il rientro in Venezuela dei funzionari ONU espulsi dal Paese.
Monitoriamo la questione dei prigionieri politici ancora in carcere, tra cui purtroppo tanti cittadini italiani, dei quali continuiamo a richiedere in ogni occasione il rilascio. In particolare stiamo seguendo casi dei concittadini Juan Carlos Marrufo e Alfredo Oreste Schiavo, date le loro precarie condizioni di salute. Così come seguiamo con preoccupazione gli sviluppi della disputa tra Venezuela e Guyana in merito alla regione dell'Esequibo. Riteniamo che la questione vada ricondotta nell'alveo del diritto internazionale. Ed infine, tramite l'azione del nostro incaricato d'affari in Venezuela e del console generale a Caracas, stiamo lavorando per garantire ogni tutela alla numerosa collettività italiana presente nel Paese. Grazie. Grazie Sottosegretario. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto e iniziamo con il senatore Enrico Borghi. Prego, senatore. Grazie signora Presidente. Innanzitutto una questione tecnica. Preliminarmente vorrei chiedere alla Presidenza di segnalare agli uffici di poter apporre anche la firma di chi le parla a questa risoluzione, perché per un problema esclusivamente di natura tecnica e un refuso non è stata inserita nell'ambito dell'iniziativa dei colleghi e quindi è una mozione assolutamente unitaria dalla terza commissione. Grazie. Assolutamente sì. Grazie Presidente. Questa risoluzione solo apparentemente, a fronte di una analisi superficiale, distratta, come troppe volte si compie, talvolta anche in quest'Aula, certamente negli spazi della formazione, della pubblica opinione, dei mezzi di comunicazione, del dibattito nella nostra società civile, solo apparentemente può sembrare lontana, distante, non interessante ai nostri destini e alla nostra collettività. In realtà il tema del Venezuela è una gemma di una corona, la corona della storia che stiamo attraversando, e noi dobbiamo avere la piena consapevolezza che quello che oggi accade in un paese che sembra così distante, ma che in realtà, sia per gli aspetti di natura culturale, storica, identitaria, a cui giustamente ha fatto riferimento nel suo intervento il collega senatore Scalfarotto, ma sia per le questioni degli assetti geopolitici, è una questione che ci riguarda. È una questione che ci riguarda e dal punto di vista delle questioni di fondo etico-valoriali, il tema della difesa dei diritti umani, della tutela delle libertà, della salvaguardia delle prerogative che noi riteniamo essere universali, la libertà di parola, il diritto di cittadinanza, l'espressione di voto, la libera stampa, tutte questioni che noi riteniamo essenziali e fondamentali e che quindi, avendo noi subito nella nostra storia chi ha voluto conculcare, limitare, deprivare questo tipo di libertà, abbiamo il dovere morale di doverci alzare e difendere le ragioni di un popolo laddove esso viene limitato in queste questioni assolutamente essenziali e fondamentali. E poi c'è un secondo aspetto parallelo rispetto a questo, e che tiene in considerazione che cosa significa un paese come questo nello scacchiere complessivo ed internazionale e il peso, la rilevanza, l'interessenza che politiche compiute da un paese come il Venezuela possano influenzare, se non addirittura determinare, una serie di scelte che in maniera diretta o indotta possono anche arrivare all'interno delle nostre comunità. Quindi discutere di questa tematica non è discutere di una questione astratta, significa discutere di questioni che attengono direttamente al nostro sistema valoriale, alla nostra questione di collocazione nella politica estera e nel sistema delle relazioni internazionali. Anche perché, e qui vengo al merito della questione, non vi è chi non veda che il Venezuela è un pezzo di quella tensione che è destinata purtroppo ad attraversare questo secolo. E così come il secolo breve, il Novecento,
è stato caratterizzato dalla tensione, dallo scontro, in alcuni casi anche dalla guerra, prima calda, cruenta e poi fredda, fra il sistema delle liberal democrazie e i sistemi totalitari di destra e di sinistra, dei nazifascismi e dei comunismi reali, beh, noi rischiamo che questo secolo sia il secolo della tensione, in alcuni casi è già della guerra. Speriamo che non si allarghi, e il compito nostro deve essere quello di suturare queste ferite che si stanno pericolosamente allargando fra il sistema delle liberal democrazie da un lato e il sistema delle autocrazie dall'altro. Perché il Venezuela si inserisce all'interno di questa cornice? Perché noi dobbiamo avere la consapevolezza di guardare dal punto di vista complessivo la vicenda. Non possiamo limitarci a ragionare puntualmente sui singoli momenti di sfrido che arrivano quasi quotidianamente alla nostra discussione se perdiamo di vista la logica d'insieme. E siccome noi oggi dentro questi punti di sfrido stiamo conoscendo vicende drammatiche, perché l'Ucraina, perché il Medio Oriente, perché il Mar Rosso, sono le tre faglie di Sant'Andrea sulle quali due blocchi delle liberal democrazie da un lato e delle autocrazie dall'altro scorrono, si toccano, sprigionano l'energia che determina purtroppo tensione, guerra, morte. E noi sappiamo che c'è un ulteriore momento di sfrido che oggi è congelato e che la capacità della politica deve mantenerlo in termini di attuale situazione di status quo, che si chiama Taiwan, perché non voglia il cielo che anche da quel versante si riapra una tensione di carattere bellico che rischierebbe di innescare situazioni non più recuperabili. E il Sud America è all'interno di questo tema di carattere globale. Non possiamo pensare che sia una monade. Dice qualcosa il fatto che oggi il Venezuela è il luogo nel quale gli Hezbollah, sì, gli Hezbollah, sono un pezzo dell'economia illegale di quel paese, costruiscono e costituiscono una serie di legami con i cartelli che realizzano attività illegali connesse con la produzione, con il commercio illegale di droga e di stupefacenti sul piano globale. Ci dice qualcosa questo elemento? Ci dice qualcosa che Iran e Venezuela, due stati paria, sono legati intimamente da relazioni diplomatiche, da amicizie politiche, da collaborazioni militari? E perché tutto questo avviene? Avviene evidentemente nel quadro di una strategia globale, perché la presenza in questi termini di una realtà che si può configurare o che taluni richiedono anche di configurare al rango di un'organizzazione terroristica, e che peraltro non è presente soltanto in Venezuela ma è presente anche in Nicaragua, ha degli obiettivi molto precisi, ha gli obiettivi di, come dire, diminuire lo svantaggio geografico che c'è fra il comparto dell'Est, Russia, Cina e Iran, e quello dell'Ovest. Ha l'obiettivo di creare una spina nel fianco degli Stati Uniti d'America. Più in generale, ha l'obiettivo di tentare di rompere il principio della dottrina Monroe sulla quale gli Stati Uniti d'America hanno costruito tutta la loro politica estera da che sono stati di fatto costituiti. E tutto questo elemento inevitabilmente porta con sé una considerazione dal punto di vista del fatto che noi non possiamo assistere a tutto quello che avviene con la logica della neutralità, della passività e dell'ascolto soltanto delle ragioni di chi è sul campo, quasi come se fossimo il sensale del mercato che poi prova a trovare un punto di convergenza occasionale se non conveniente. Non è così che si fa politica estera. La politica estera si fa sapendo di essere coerenti nel quadro del sistema dei valori ai quali si è ancorati. E mi permetta di dirlo, signora Presidente, nella settimana in cui, e concludo, il nostro Presidente della Repubblica, che ancora ringraziamo,
ha saputo dire in occasione della celebrazione dei 75 anni della NATO parole molto precise, molto chiari e molto illuminanti su cosa significa stare all'interno delle organizzazioni internazionali in coerenza con il nostro dettato costituzionale, sapendo che attraverso questo esercizio nasce l'interesse nazionale e la nostra capacità di essere paese realmente all'altezza delle sfide della storia. È per questo che questa risoluzione è importante, è per questo che il Venezuela non è una monade, è per questo che noi abbiamo il dovere di doverla approvare. Grazie. Grazie senatore Borghi. Ha chiesto di parlare il senatore De Rosa. Prego, facoltà. Grazie Presidente. Il prossimo 28 luglio si terranno le elezioni presidenziali in Venezuela, che è una repubblica presidenziale. Il risultato elettorale determinerà anche il governo del paese sudamericano per i prossimi 6 anni. La risoluzione della Commissione Esteri chiede quindi di garantire lo Stato di diritto, il pluralismo, la democrazia, il controllo internazionale sulla regolarità del voto. Ciò reclama che le elezioni si svolgano in un clima di pieno e sereno confronto con i candidati dell'opposizione democratica e vi sia quindi la più ampia partecipazione popolare. Va ricordato che Nicolas Maduro è al potere dal 2013, cioè 11 anni, dopo aver vinto anche le elezioni presidenziali del 2018, considerate però irregolari e non riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea, dove hanno votato meno della metà degli aventi diritto. Ovviamente sta lavorando attraverso gigantesche pressioni sull'opinione pubblica e una propaganda sfrenata che punta alla propria rielezione, con campagne pubblicitarie in suo favore che coinvolgono tutti i media. Super baffo è persino il titolo di un cartone che magnifica le gesta di un supereroe, che guarda caso sembra proprio Maduro, che vuole raggiungere un consenso sempre più ampio. Va ricordato altresì che il partito di Maduro ha perso le elezioni parlamentari nel 2015, gestendo il potere in un periodo di cosiddetta anatra zoppa e un'assemblea nazionale con una maggioranza all'unità nazionale che non corrispondeva al suo schieramento, il grande polo patriottico, che poi è tornato a vincere l'elezione del 2020 dell'unica Camera venezuelana. La risoluzione delle commissioni esteri chiede che chiunque voglia possa esprimere il proprio voto, inclusa la vasta comunità di diverse migliaia di cittadini venezuelani residenti in Italia, e che il voto sia libero, democratico e trasparente. Va ricordato che i legami tra l'Italia e il Venezuela sono sempre stati, storicamente, molto vasti e articolati, posto che la comunità italiana in Venezuela conta 160.000 nostri connazionali, registrati nei due consolati di Caracas e Maracaibo, su un totale di più di circa 26 milioni di abitanti venezuelani. Non si può dire altrettanto dei rapporti attuali, che hanno visto ridurre soprattutto le reciproche relazioni commerciali, posto che il Venezuela è un paese sottoposto a una serie di sanzioni internazionali e molti paesi, inclusa ovviamente l'Italia, hanno limitato e interrotto molti dei propri investimenti. Gli indici di rischio sono molto alti per chi voglia investire, nonostante si tratti di un paese con grandi potenzialità, ancora in larga parte da sviluppare e da costruire, che inoltre dispone di una grande ricchezza di risorse naturali e materie prime. Va ricordato che il Venezuela è tra i membri fondatori dell'OPEC, l'organizzazione degli esportatori di petrolio, e possiede una delle più ampie e vaste riserve di greggio al mondo. Anche a causa delle sanzioni in atto, non è più tra i maggiori produttori di oro nero. Questo incide ovviamente su un'economia e sul prodotto interno lordo, che è crollato dagli oltre 400 miliardi di dollari del 2014 a poco più di 40 stimati nel 2020. Il petrolio, peraltro, è stato uno dei punti di forza del regime di Chavez fino al 2013, facendo uno dei principali esportatori. Eppure la volontà di uscire da anni di recessione e di aprire gli investimenti internazionali ha fatto registrare, proprio negli ultimi anni, un aumento di investimenti esteri, soprattutto da parte di paesi come Cina, Russia, Turchia, e una crescita dell'economia, grazie alle agevolazioni alle società private e a un sistema fiscale molto attraente, che ha visto e ha riportato il PIL oltre 100 miliardi nell'ultimo anno. Ha contribuito alla crescita anche l'alleggerimento delle sanzioni statunitensi, dopo l'apertura di un processo democratico ai principali partiti di opposizione. Ma le sanzioni statunitensi potrebbero tornare in caso di una nuova involuzione democratica, quindi è necessario tenere alta l'attenzione alle pressioni internazionali.
La crescita economica ha avuto un impatto positivo per moderare l'inflazione, ancora molto alta, e sostenere il potere di acquisto dei venezuelani, dove permane un forte livello di disoccupazione. Ecco quindi che Maduro, malgrado tutto, si presenta alle elezioni con risultati misurabili, nonostante le sanzioni internazionali e l'ostilità della comunità internazionale, dovuta all'evidente compressione dei diritti e alle limitazioni dei processi democratici. Detto questo, noi auspichiamo che Venezuela, dove al momento sembra assicurata la presenza di più candidati a presidente, si possano tenere elezioni presidenziali libere e democratiche. Auspichiamo che il paese sudamericano possa ritrovare la piena libertà e i fasti di un tempo, come merita. Ne va anche dell'interesse della stabilità dell'intera regione e degli equilibri internazionali. Pertanto, annuncio il sostegno convinto e il voto favorevole dei senatori di Forza Italia alla risoluzione che chiede maggiore democrazia, maggiore trasparenza nelle prossime elezioni, assieme alla richiesta di garanzie di tutela degli interessi italiani e delle aziende italiane in Venezuela. Grazie Presidente. Grazie Senatore. Ha chiesto di parlare il Senatore Marton. Prego Senatore, a facoltà. Grazie Presidente, colleghi. Ah, un attimo, se vuole cambiamo microfono. È svenuto il microfono. Grazie Presidente, va meglio? Meglio, allora, prego. Grazie Presidente, Governo e colleghi. Mi sia consentito, non lo faccio mai, ma mi sembra questa l'occasione migliore, di fare i più sentiti ringraziamenti alla Presidente della Commissione e nonché relatrice per l'iniziativa che abbiamo in aula in questo momento. Non è un ringraziamento di rito, Presidente, ma è una cosa sentita. È raro vedere la Commissione essere unita, avere un'unità di intenti e portarla in aula in questo modo, quindi ringrazio nuovamente anche i gruppi politici che hanno partecipato alla stesura. Ricordo che questa iniziativa è nata subito dopo la videoconferenza che abbiamo tenuto in Commissione Esteri a fine gennaio con la principale oppositrice del regime di Maduro, Maria Corina Machado, che ci ha illustrato quale fosse in quel momento e nei periodi precedenti la situazione in Venezuela, la gravissima situazione in Venezuela. Ricordo che la sensazione in quel momento, io non feci nemmeno una domanda alla Presidente Machado, perché ritenevo difficilissimo porre una domanda dopo i fatti che lei aveva esposto. Ricordo che la sensazione fu una sensazione di impotenza, dicendo incredulità. Com'è possibile che succeda ancora al mondo una cosa del genere? Subito dopo la Commissione sono andato a rivedermi gli atti e i documenti che Amnesty International, Foro Legal, hanno pubblicato dal 2018 in poi, che parlavano di bambini detenuti, oppositori detenuti ingiustamente, civili processati in tribunali militari, 3 milioni di sfollati, 3 milioni di persone che scappano dal Venezuela per rifugiarsi negli stati vicini, una folta comunità di italiani in Venezuela in difficoltà. Ora, era impossibile da parte nostra far finta di niente, come qualcuno ci ha accusato poco tempo fa, e quindi ho ritenuto che fosse non utile ma decisamente importante apporre la mia firma e la firma del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa iniziativa. Ricordo anche che a ottobre ci fu uno spiraglio di luce, in quanto gli accordi di Barbados lasciavano intravedere una possibile soluzione in cambio di una piccola concessione al regime di Maduro riguardo le sanzioni che attualmente vigono contro il suo paese. Si impegnava il regime a garantire elezioni libere al popolo venezuelano e a permettere agli oppositori di poter presentare un proprio candidato.
Bene, poco tempo fa, pochissimi giorni fa, il regime di Maduro ha arrestato altri 7 membri dello staff della presidente Corina Machado. Sta costantemente cercando di eliminare ogni oppositore e di impedire che vi sia un concorrente per le elezioni presidenziali. Io credo che questo non sia ammissibile. Ha anche intimato il governo Maduro al il ministro